Buongiorno, buonasera, qui Shadow Yoshi e siamo su una nuova analisi per un nuovo banner di Fire Emblem Heroes. Oggi andiamo ad analizzare, appena sgamo il nome del coso, del banner, il banner, ecco ci siamo, il secondo banner estivo chiamato Schizzi d'estate, che ha parecchia gente veloce con disperazione nell'arma, essenzialmente il modo per riassumere sto banner. Poi, questo per quel che riguarda le unità ranged, che sono 3 su 4. Quella che non è ranged, invece, è un drago con il BST di un'armatura. Ci arriveremo verso la fine. Comunque, iniziamo subito con Linde. Oggi Influx non c'è perché è in vacanza e io non vado a disturbare la gente che è in vacanza. Quindi sono da solo. Dunque, Linde. Pugnale a cavallo. Ok. È qualcosa che esiste, immagino. 144 di PST, 33 di HP, 34 di attacco, 35 di velocità, 16 di difesa, 26 di resistenza. Il bulk di Linde non esiste, ma il suo spread offensivo è ottimo. Infatti, come spread HP a parte, siamo vicini a quello di Takumi del nuovo anno e anche Kagero primaverile, ad esempio. E per fortuna Linde non ci rimette perché i punti che perde rispetto a queste due unità che ho appena menzionato li va a sacrificare negli HP, che sono infatti bassi. Bulk fisico non esiste, quindi non, state attenti a dove la usate. A parte quello, sembra relativamente una buona unità. Super Boon. Ce n'è uno in resistenza e Super Bane è in difesa e basta, ok. Quindi idealmente se volete sacrificare una stata dovrete fare HP per... se vi importa, immagino. Con un Super Boon in resistenza dovrebbe anche salire a un Bin superiore in teoria, perché arriva a 145. E a parte quello, non ci sono altre news rilevanti riguardo ai punteggi d'arena. Quindi scendiamo, scendiamo. Allora, Stella Marina. Come dicevo un attimo fa, le unità che non sono Tiki hanno praticamente tutte disperazione nell'arma. Quindi, se l'unità attacca per prima con il 75 o meno, sull'85% o meno DPS, l'eventuale attacco doppio avrà luogo prima del contrattacco avversario. Quindi, disperazione, letteralmente. E poi vabbè, nel caso di Stella Marina ovviamente il solito effetto standard dei pugnali, quindi il debuff di difese. Poi abbiamo Sommo Sacrificio, attacco resistenza sfrontati. Sarò onesto con voi, io non so se questa passiva funziona. Nel senso che abbiamo innanzitutto una passiva sfrontati. Relativamente facile da prendere in Ares, che va ad aumentare le stat che secondo me sono immediatamente più importanti dopo la velocità, per così dire. Quindi attacco e difesa. Attacco e resistenza, boh, cioè, non è un compromesso che secondo me funziona proprio che riguarda il meta attuale. Secondo me. Beh, ma quella è una mia personale opinione, poi magari qualcuno riuscirà magari a correggermi nei commenti, chi lo sa. No, infatti, per quelli che hanno voglia di commentare, mettetemi su... proponetemi delle unità che riescono a usarla bene, perché su due piedi a me non me ne vengono in mente. Unità che preferiscono questa roba a cose tipo un bond, scusate, un bond, un vincolo o cose del genere. E poi vabbè, a nulla affinità, fa solo ridere, mi dispiace. Questa skill non è più. Non è più buona. E non ha senso che andiate a pullare per cancella affinità. Scusate, per nulla affinità di tutte le cose che poteste pullare. Saccate le vostre Matilde. Se proprio ne volete, la volete. Ma se no, lasciate stare. Ripeto, una volta l'ho ben detto.
L'unico posto in cui ha senso usare a nulla affinità in PvE è tipo la mappa di Kralealis. Per quelli che vogliono fare un clear con un colorless. Perché c'è sto tizio con il tomo corvo e triangolo adepto, e allora serve a nulla affinità. Nulla affinità, però, solo per quelli che non hanno l'estate. Io, no, io avevo l'estate, non mi serviva nemmeno. Beh, questo è un discorso che avevo già fatto, non intendo annoiarvi oltre. Passiamo subito a Takumi estivo. Haha, allora. Un altro arciere volante, limitato questa volta. 150 di BST. 40 di HP, 35 di attacco, 35 di velocità, 21 di difesa, 19 di resistenza. Provvedo, prima di continuiamo. Chiedo scusa per la mancanza di webcam, ma oggi diciamo che il mio paese si ritrova con una peculiare mancanza di sole, e allora non ha senso mettere su con questo tipo di illuminazione, come sempre, la webcam. Dunque. Che dire di quest'estate? Questa è praticamente un Inoue Arciera con un po' più di attacco, 3 punti di attacco in più, stessa velocità e molta meno resistenza, più o meno. Uno scambio vantaggioso, se volete farlo offensivo, mi viene proprio da dire di sì. Detto questo, per via di come è fatto il suo set standard, probabilmente, secondo me, ci vuole un pochino più di investimento con lui rispetto a coso, a Inoka. Per quel che riguarda i Super Boon, non ce ne sono, e Super Bane ce n'è uno in HP. Quindi, onestamente, nel caso di Takumi potete tranquillamente scartare o difesa o resistenza e aumentare tipo l'attacco o la velocità. Cercate di evitare il Bane in HP perché altrimenti perde un Bin e cala 40, a 149 per quelli che, a cui interessa l'arena. Poi, allora. Sì, infatti, qua i soliti set standard dicono, eh sì, Spacciafuoco, ah sì, Brave. Non ci sono molte alternative, onestamente. Gli arcieri sono fatti così, hanno talmente tanta bella roba che un arco con disperazione incorporata sembra abbastanza moscio, paragonando. Quindi sì, arco ittico, come sempre, efficace contro i volanti e disperazione 3 incorporata. Poi Lucore, Furia e Res Dispari. Un'altra passiva che, boh, cioè, perché? Usa una tattica piuttosto, mi viene da dire. A lui di sicuro non serve, non ha la resistenza per prendere niente. Non ce l'ha. Tiene forse un colpo, ma certa gente lo doppia comunque. Quindi sì. Anche qua, boh, cioè, non so, non c'era bisogno. Ok, sì, c'era bisogno per magari completare la linea, no? Però a lui non se ne fa niente della resistenza. E generalmente vorrete includere una cosa del genere per un team di fanteria, perché tutti gli altri team hanno passive migliori e più consistenti, mi viene da dire. Vi ritrovate con questa roba qui che funziona solo in un team full fanteria e dove magari la resistenza nemmeno serve perché siete tipo in tier 20. Quindi sì. Lui si trova in un posto strano, diciamo. Ve lo dico chiaramente, senza mezzi termini. Secondo me lui non è un buon. Non è una buona unità da fodder. Quindi, onestamente, al contrario di quel che dice Jul, io vi auguro di beccare Linde piuttosto che Takumi. Onestamente. Perché Linde è marginalmente meglio. Poi, Camilla. Allora, un altro mago blu volante, l'ufficiale power creep per Corrin estiva, 150 di BST, che è già più alto di quello di Corrin estiva. Allora, 39 di HP, scusate, mi ero perso un attimo. 33 d'attacco, 36 di velocità,
23 di difesa, 19 di resistenza. Per quelli che non hanno ancora visto il mio video di Katarina che prende a calcio in culo Hector e Matthew, ho comunicato, mi sembra, nella descrizione che avevo trovato una Camilla più attacco. No, non nella descrizione, cazzo dico. Nei commenti, perché qualcuno me l'ha chiesto. Ho trovato una Camilla più attacco, quindi 37-36, è una figata. E supera la mia Corrin più velocità, meno attacco, quindi. Cioè sì, beh, perdo un punto di velocità. Sì, ok, ma intanto ne guadagno tipo 8 di attacco. Quindi, ehi, è uno scambio che mi va di. Che sono pronto a fare, diciamo. Super Boon non ce n'è. Super Bane, HP e basta. Quindi qui sicuramente lasciate. Se riuscite, sacrificate la resistenza. Difesa va anche bene, perché tanto colpi fisici non dovrebbe prenderne. Perché a quanto pare il trend attuale per le unità limitate. Onestamente, anche per, non per quelle limitate, vedendo l'ultimo banner, quello di Karla, le Goltenino. Il trend attuale è portare tanta gente veloce. Quindi probabilmente il meta sta iniziando a smuoversi un pochino in arena. Ancora una volta, dato che parliamo di un 150 tondo di BST, evitate il Bane in HP se non volete perdere un Bin in arena. Allora, onda su cosa? Che nome scemo. Anche qua disperazione. Ma è altrimenti un normale tomo raffinabile. Quindi, fino adesso le armi che avete visto sono tutte raffinabili. Aura di drago. Colpo mortale. Formazione. Ciao. Lo chiamo sempre formazione volanti, no, è schiera in volo in italiano. E incita volanti. Quindi potete immaginare a quanta gente ho rotto i coglioni su Discord. Perché ho trovato. Ah! Oh, finalmente incita volanti! Ci è voluto un anno e mezzo! Alleluia! Quindi immaginate. Sta di fatto che me ne serve un altro per buffare anche per buffare anche Camilla e non solo i miei altri maghi. O i miei altri volanti, per intenderci, no? Allora. Schiera in volo, funziona? Su Camilla, non sono sicuro. Perché praticamente, come potreste già sapere, non ci sono molti volanti che sono fatti per tankare. E quelli che ci sono non sono comuni. In altre parole, e oltretutto, questi. Per usare schiera in volo come si deve, questi. Cosiddetti tank dovrebbero andare all'offensiva e per poi andare a finire l'avversario con Camilla che warpa. Ma boh, cioè, un setup del genere è piuttosto deboluccio in un team flyer che tende a esplodere in faccia alla gente, per intenderci. Quindi, onestamente, mi viene da dire, se riuscite a cambiarla, cambiatela il prima possibile. Ora, chiaramente, c'è l'alternativa del tenere. Il tomo che c'ha adesso, quindi ha disperazione nell'arma, non dovete darglielo nello slot B. E quindi potete mettere, se ce l'avete, magari chi lo sa, tipo una passiva gelante qui o che ne so, un breaker per essere sicuri di doppiare quelle antipatiche spade con 40 più di velocità. Ci intendiamo, no? Detto questo. Colpo mortale è ok, se avete la possibilità chiaramente cambiate a rondine rapida, altrimenti ripiegate su vita e morte, perché diciamo che rispetto a Corrin estiva, Furia non è un'opzione altrettanto buona per Camilla, perché le difese di Corrin estiva non è che siano altissime, anzi non lo sono, ma Furia le permette occasionalmente di pigliarci un colpo quando sbagliate qualcosa, no? Il bulk nel caso di Camilla è tutto negli HP, quindi in una stat che Furia non può influenzare. In altre parole vi trovate in mano. Rispetto a Corrin, che è un Glass Cannon che con la build giusta può prendere un colpo,
avete un glass in Camilla, un glass cannon più forte, ma che non prende un colpo. Quindi, se non prende un colpo comunque, fate prima a darle vite morte. Così può fare le cose come si deve, diciamo. Ma ripeto, idealmente è meglio rondine rapida, così occasionalmente, magari anche con Camilla, riuscite a pigliarlo, ovvero un colpo, specie fisico. Perché mi sembra che ci abbia la difesa un pochino più alta di quella di Corrin Estiva. A parte questo, beh, incita volanti è incita volanti e immagino non ci sia altro da aggiungere. Ora, allora, sta unità è ridicola. Tiki, giovane Estiva, drago rosso volante. Fin qui tutto bene. Cosa non va bene? Il BST. Ha il BST di Draug e Zephiel. Quindi di un'armatura. Va bene? Si tratta di un... Ok, non è un colore di chissà che. Fatto che Mir è piuttosto comune. E sembra un buon counter. Un Summer Tiki per Mir. Infatti, come dire... È quel tipo di... Quel tipo di drago, o quel tipo di volante, perché è un discorso che si applica anche a Mir, che vi può tranquillamente solare le mappe se lo buffate. Spesso e volentieri, per quelli che sono in tier 20 da tanto tempo, sicuramente avrete incontrato una Mir con contrattacco distante, una barca di difese, ovviamente reazione lesta, perché senza Mir non fa un cacchio. Una cosa del genere, no? Questa è una sorta di antitesi a Mir. Nel senso che probabilmente è uno dei pochissimi draghi che riesce a montare una velocità piuttosto alta. L'unico altro che mi viene in mente è Corrin. E immagino Nowy. Immagino Nowy. Se la buildate come si deve. Altrimenti solo Corrin può raggiungere... un simile ammontare di velocità. Ovviamente stiamo parlando di... Stiamo praticamente paragonando unità che si trovano facilmente e blu con un'unità che è limitata e rossa. Quindi non è... ammetto che non è esattamente un paragone corretto, ma d'altro canto non è che ci siano altri modi per comparare con qualche altro drago, perché guardando le stat... è molto molto diversa da Mir. Mir è una palla di attacco, difesa e resistenza. Lei invece le ha un po' più bilanciate e si concentra sulla velocità. Infatti 40 HP, 33 di attacco, un enorme 37 di velocità, perché per un drago è veramente una cosa assurda. 32 di difesa e 26 di resistenza. Il problema di Tiki è onestamente... diciamo il set iniziale. La sua arma è ridicola. Soffio estivo è fortissima. Intanto, counter altri draghi. Visciotta Mir. È un hard counter per Mir. Ed è già qualcosa. Difesa più 3. Quindi andiamo a 35 di base, mi sembra. Non ho neanche visto... Chiedo scusa. Non ho neanche visto i Boone e i Bane. E ad occhio ci sono i Bane, i Super Bane in velocità e resistenza, quindi cercate di mollare HP se potete. Riassumendo, perché Super Boon non ce ne sono. Sì, arriva a 35 di difesa, infatti. Allora, dicevamo, soffio estivo. Questa roba è assurda. Allora, come dicevamo, efficace sui draghi, Mir muore. Non importa la vostra build, Mir muore. Difesa più 3. E... praticamente steady breath incorporato, senza l'aumentare di difesa. All'effetto soffio incorporato, quello di soffio deciso e l'altro che mi sfugge, soffio scudo, ecco. In altre parole, questo è il tipo di unità che se le date tipo Ignis buca tutto, molto semplicemente. Comincia con arco selenico che... ok, immagino che funzioni per una build difensiva, nel senso che appena viene attaccata parte arco selenico, ma... cambiate il prima possibile con Ignis. Se volete i punti con Etere.
Non ci sono molte alternative, diciamo. Poi c'è il vincolo attacco-difesa che è ok. Non è che fa schifo, è ok. Le aumenta le stat in maniera niente male, 5 di attacco, 5 di difesa. Per i draghi non è mai male. Il problema è che compete pesantemente, per quelli che ce l'hanno, con contrattacco distante. E onestamente, ragazzi, se avete un Hector da saccare e non sapete che farne, datelo a Tiki. Ne beneficia tantissimo. E praticamente deve preoccuparsi solo di mettere tipo reazione Lestas nello slot B ed è a posto. Ora, reazione Lestas direte, ma 37 di velocità non ne vale la pena. Mi rendo conto. Infatti è talmente veloce che probabilmente in PvE non noterete nemmeno la necessità. La questione è, non ci sono tante altre alternative, perché onestamente toccate fuga su di lei non funziona, fine della storia. Non usatelo mai. Uno, perché non vale molto. E due, perché avete alternative molto migliori. Infine, eroismo drago. Questa è probabilmente una passiva che tanti aspettavano. Perché, naturalmente, beh, siamo onesti, solo i draghi buildati bene, che tankano bene, riescono ad accumulare dei PA senza che ve ne accorgiate, no? Scommetto che è così per praticamente qualsiasi tipo di giocatore. Poi invece ci sono quelle persone che non usano tanto spesso Noi, come sottoscritto, che per esempio l'ha buildata e relativamente bene con cose come Soffio Deciso e Battito Fanteria, cose del genere. Detto questo, mi ritrovo comunque ad avere relativamente pochi PA. Ah, soprattutto Mir ancora peggio. Pensate, io ho una Mir, per esempio, orribile. Più attacco, meno velocità. Spero veramente di poterla cambiare il prima possibile. Nel suo caso, dato che tendo a usarla solo nei team Dragon Emblem, e dato che il mio Hector è andato ad Aira, per quelli che non lo sanno, l'ho beccato la settimana scorsa, Hector, anche lui dopo un anno e mezzo, finalmente. Si ritrova ad avere veramente pochi PA e io non ho mai praticamente voglia di andare a grindare qualcuno che non ne prende tanti il sabato, no, scusate, il venerdì e il sabato. Per quella gente come me che ha un disperato bisogno di un briciolino di aiuto, oh diamine, anche per quelli che non hanno bisogno, si tratta comunque di una passiva. Cazzo, eroismo. Chiedo scusa. Continua a sfuggirmi quando escono i valor nuovi. Eroismo si chiama. È una passiva eroismo. Fa sicuramente comodo a prescindere dal fatto che vi serva o meno, diciamo. Quindi, nel caso dello slot C, onestamente, beh, fate quello che volete. Nel senso che può usare tante cose. I buff li riceverà da qualcun altro. È il genere di unità che non dà buff. È il genere di unità che li riceve. Detto questo, beh, un briciolo di supporto non può far mai male. Quindi, che ne so, datele, boh, una passiva trascina. O magari un migliora doppio o qualcosa del genere. Giusto per fare punti. Che è probabilmente il miglior modo per lei di cooperare con il team in un Dragon Emblem. Detto questo, non c'è altro da aggiungere. Quindi, se il video vi è piaciuto, se sono riuscito a esservi utile, nonostante la mancanza di Influx, lasciate un commento, mettete mi piace. Oh, iscrivetevi al mio canale. Questo era il banner. Santo Dio, mi sfugge sempre il nome. Chiedo scusa. Sono dappertutto oggi. Allora, questa era l'analisi del banner Schizzi d'estate di Fire Emblem Heroes. Per ora abbiamo finito. Quindi, ci vediamo come sempre in un prossimo video. Buone pull e bella!